È decollata domenica 17 dicembre dalle rive del Lago d'Iseo l'avventura della V Cycling Academy, la nuova formazione giovanile con sede a Grumello del Monte, in provincia di Bergamo, che annovera tra le sue file 14 atleti, 7 della categoria allievi e 7 della categoria esordienti. Un team che, sin dalla presentazione, condotta dagli scannellatori seriali e che ha visto la partecipazione degli ex professionisti Giorgio Brambilla e Alan Marangoni, non promette successi e risultati eclatanti, bensì ha il solo obiettivo di lasciare il segno nel gruppo, per entusiasmo, stile e quel pizzico di estro che non fa male nel ciclismo giovanile. Un approccio sintetizzato dal motto della squadra, Ride, Learn, Live, come ci spiega il presidente del sodalizio, Francesco Giacobbi. Abbiamo cercato di costruire tutto il progetto che ruotasse anche da un punto di vista di comunicazione attorno a questo nostro slogan. Prima, durante l'evento, l'abbiamo già spiegato, dove ride significa correre, andare al massimo, dare tutto quello che è possibile dare sulla bicicletta, perché fino a prova contraria i ragazzi vengono per gareggiare, per correre. Learn sta a significare impara, in quanto i nostri ragazzi devono capire che hanno un'età ancora prematura per poter pensare di essere arrivati, quindi hanno tutto da imparare, mentre il live sta per indicare il vivi, dove lo sport per noi è a tutti gli effetti un modo per creare una generazione di futuri uomini molto più sana probabilmente di quello che siamo stati noi nei nostri tempi, e quindi siamo assolutamente convinti che lo sport debba diventare uno stile di vita per formare gli uomini del domani. Anche per questa finalità formativa, la presentazione del team si è svolta presso la cascina Clarabella di Cortefranca, realtà impegnata nell'inserimento lavorativo di persone con disagio psichico e di cui gli atleti hanno potuto conoscere la mission e le dinamiche. A proposito dei ragazzi, andiamo a conoscerli meglio. Tra gli esordienti correranno i primi anno Michele Canobbio, Michael Martinelli e Riccardo Rossi, e i secondi anno Gabriele Bettoni, Alberto Cohen, Filippo Giacobbi e Lorenzo Ramera. Il gruppo degli allievi sarà invece composto da Diego Bettoni, Federico Facheris, Leonardo Petralia, Francesco Colosio, Alessandro Morlacchi, Yuri Oliunic e Francesco Pagano. Al loro fianco, oltre al presidente Giacobbi, il vicepresidente Enrico Vavassori e tutto lo staff tecnico, che ha avuto modo di conoscere i ragazzi già nel corso della stagione 2023, quando correvano con la divisa del GSC Villongo, di cui la V Cycling Academy rappresenta l'evoluzione. Il gruppo noi lo conosciamo già, anche perché noi dobbiamo ringraziare il GSC Villongo, che tra l'altro continuerà una collaborazione con noi, nel senso che sarà il nostro vivaio da cui poter pescare i G6, quindi chi finisce la carriera in giovanissimi approderà alle categorie esordienti allievi. GSC Villongo che fino all'anno scorso ha gestito questi ragazzi, quindi noi con una collaborazione già iniziata lo scorso anno abbiamo imparato a conoscerli e abbiamo visto il potenziale di ognuno di loro, che va oltre alla prestazione sportiva. Il potenziale sta proprio nel ragazzo. Oltre alla presentazione, nel corso della giornata i 14 atleti del sodalizio bergamasco hanno ricevuto il materiale tecnico: borsone, caschi casc, le eclettiche divise della Rosti da gara e da riposo e ovviamente le biciclette Piton, azienda di Travagliato rappresentata per l'occasione dalla manager Sara Pitozzi.